Bella idea. Ci divertiamo e per qualche ora dimentichiamo anche la scocciatura degli esami. Ci conto, eh. Sarò lì alle 9 per le prove. Sentirai, sono fortissimo. Speriamo. Anzi, ti lascio un po' di inviti per gli amici, eh. Ah, grazie. Ok, ragazzi, questa sera tutti al concerto dei Tenders. Mi raccomando però, lunedì vi voglio tutti presenti al seminario. E cosa sarebbe questo seminario, prof? Niente, un modo per divertirsi tra di noi e di aiutare un amico a riempire il locale dove lavora. Allora ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Questa è fatta, Mamadou. Ricorda però che sei in ritardo di 3 appelli. Dai, Filippo, sono quasi a posto. Appunto, quasi. Ci vediamo. È un po' di tempo che non ti fai vedere. Come ti va la vita? Ma bene. Ma dimmi, sono forse gli studi che ti tengono lontano dagli amici? O è la tua donna? Sempre. Hai notizie da casa? Tutto bene, e voi? Si sopravvive, come vedi. Siamo qui. Ragazzi, sto cercando di formare una nostra compagnia teatrale. Così possiamo andare in giro e vendere spettacoli e guadagnare un po' di soldi. Ehi, stammi a sentire, amico. Ho già i miei problemi. Il mio passaporto è scaduto. Quindi adesso sono senza un documento. E può darsi che questa volta la mia ambasciata non me lo rinnovi. Anche se ha tutti gli interessi a tenermi qui. Io ho questo problema e tu mi parli di teatro. Abbiamo tutti questo problema. Noi non siamo tutti studenti. Ci arrangiamo con i business, amico. E abbiamo spesso a che fare con la polizia. Lo sai cosa è successo? Ieri hanno arrestato John e Baba per 10 grammi di fumo. Esatto, solo 10 grammi. Dovete smettere di vendere droga. Nessuno di voi lo ha mai fatto nel suo paese d'origine. E perché farlo qui? È giusto quello che dici, Mamadou. Ma per molti di noi è l'ultima risorsa. Se non hai il permesso di soggiorno, puoi fare solo i lavori che nessuno vuole fare. O quelli più pericolosi. E con la miseria che ti danno, devi mangiare, devi vestirti e pagare la tupaia dove dormi. Se sei in regola, la situazione non cambia di molto. Ti trattano come un animale. Anzi, anche peggio. Io credo sia possibile migliorare le nostre condizioni. Molti di noi ce l'hanno fatta. Inshallah, ciascuno ha la sua fortuna. Tu che parli delle nostre condizioni. A noi non sono servite quelle conferenze, quei dibattiti o altre stronzate del genere. Siamo solo diventati il pretesto per giochi di potere o per aiuti umanitari che sappiamo tutti che fine potrebbero fare. Giovanotti, datemi una calmata. Le vostre questioni, regolatevele altrove. Ricominciamo, questa donna è solita. Ok, ragazzi, io vado a casa. Comunque, penso che possiamo e dobbiamo migliorare le nostre condizioni di vita qua. Ce la possiamo fare. Rispetto. Ce la possiamo fare. Ci vediamo stasera. Ciao. L'hai sentito? È incredibile quel ragazzo. È proprio incredibile. Vorrei averlo io, il suo ottimismo. Thank you.
Ciao Jane, come stai? Bene. Sicuro? Sai cosa è successo questa notte dalle mie parti? Sì, ho letto i giornali. È stato orribile vedere quel corpo bruciare. E come se non bastasse, dopo aver passato una notte sul marciapiede, quella nigeriana mi è venuta a chiedere i soldi dell'affitto. Vuole 5 milioni. Ma dove vado a prenderli io? Più di così non posso lavorare. Devi cambiare vita, Jane. Grazie, amore mio. Ti amo. Quando sarò laureato, ti sposerò e torneremo nella nostra terra. E finalmente potremo dire addio a tutto questo. Autogestioni, i centri sociali non sono fantasie di sbandati anarco-punk rasta autonominati, ma sono il frutto di un bisogno, di un'esigenza, della mancanza di strutture ufficiali popolari che permettano la socializzazione senza dover pagare caro il prezzo del business sullo spettacolo, sulla consumazione. E allora battiti, non rinunciare, lo spazio antagonista non lo sottovalutare, terreno fertile da coltivare. Tutti in forma? Siete caldi? Siete pronti? Anch'io. Ta, è arrivato Madonna. Mamadou, come siamo eleganti oggi. Cosa c'è? Vuoi caricarti la biondina dell'altra sera? No, è che stasera mi sento in forma da Dio. Con Mamadou si balla di più. Oh! Ehi, chi ti credi di essere? Di Marvin il principe cerca moglie. Comunque dubito che Murphy sarebbe diventato un attore di successo se fosse arrivato sempre in ritardo come te. Fortunatamente i tuoi amici sono arrivati, hanno sistemato gli strumenti e sono andati a mangiare inferociti perché tu non c'eri a fare i suoni. Non ti preoccupare, i suoni glielo fai. Allora sì che mi preoccupo. Senti Ezio, scusa il ritardo. Cos'è? La macchina non partiva neanche questa volta? No, è che mi sono fermato di più a studiare, sai, ho un appello tra un mese. Davvero? O una balla per scusarsi? No, davvero, davvero. Ok, in questo caso se hai bisogno di un po' di giorni. No, grazie, ce la faccio. Ah, comunque, stasera ho invitato un po' di amici. Dovrebbe arrivare anche il mio docente d'università. Mamadou, sai che non ho niente contro i tuoi amici, ma mi raccomando, tieni fuori quelli che si mischiano nel giro degli spaccia, ok? A proposito, vuoi dire al percussionista del gruppo che almeno per il momento le canne sono ancora illegali nel nostro paese e che se vuole farsene una se la vada a fare fuori, Sì, certo, ma scusa. Non c'è niente da scusarsi. Piccola cagnarina. Bene, molto bene. Mi dicono che non sei contenta del tuo lavoro. Portatemela via. Vieni, bellezza. Su, uomo. Ascoltami, puttana. La tua bocca non serve per parlare, ma solo per darsi da fare. Devi restituire i soldi che ho investito per portarti qui. Mi devi ancora 20 milioni. Se non vuoi fare una brutta fine, vedi di lavorare e stare zitta. Da domani voglio almeno 2 milioni al giorno. Io ti denuncio.
Credo che tu abbia bisogno di una lezione. Datele una bella ripassata, ma attenti, che possa ancora lavorare. Aia! Aia!